Ci metto la faccia per far arrivare la voce degli studenti al ministro Bianchi. Ministro, questi ragazzi stanno male, non ce la fanno più. Mi scrivono e mi dicono che la nostra scuola è tossica. Non hanno più modo di sfogarsi con le loro attività quotidiane. Si sentono sommersi da compiti e verifiche. Io sono il primo a rispettare le regole. Io e i miei genitori viviamo in regioni diverse, quindi li ho visti il 21 di dicembre quando abbiamo festeggiato il Natale e adesso che ho subito un intervento delicato. Quindi non voglio sminuire la pandemia, non voglio mettere i ragazzi a rischio, ma quando si parla di date abbiamo parlato sempre e solo troppo di nozioni. E non abbiamo parlato abbastanza dell'impatto emotivo che questa DAD ha sui ragazzi. Noi stiamo vivendo un disastro quotidiano. Vogliono mollare, non ce la fanno più. La prego, non chiuda le scuole. Arriviamo piuttosto al 25% in presenza. Ci aiuti a farli arrivare a scuola sicuri, perché poi la scuola è sicura. Non chiuda le scuole.